Ma come fanno tutte queste serie turche ad avere così successo in Italia? Io ti spiego le tre strategie che utilizzano. La prima, la trama. Le serie turche spesso presentano storie d'amore travagliate, drammi familiari e situazioni che toccano profondamente le emozioni del pubblico. E questi elementi creano un legame immediato con gli spettatori che si ritrovano immersi nelle vicende dei personaggi e desiderosi di sapere che cosa accadrà nella puntata successiva. Seconda strategia, gli attori. Nel 2018 è stato presentato in Italia Can Yaman con il programma TV Le Ali del Sogno. Lui è un attore sostanzialmente super amato da tutte le donne italiane. E dopo questo successo, Mediaset ha iniziato a presentare tutte le altre serie TV turche successive: Viola come il mare, Lezioni d'amore e molti altri. E questo ha creato un senso di legame con alcuni attori ed in generale con le serie turche. Terza strategia, la programmazione. Vedi, in Italia le serie turche sono state spesso programmate in orari strategici come il pomeriggio o la prima serata, quando il pubblico ha più tempo per rilassarsi davanti alla TV. E questo ha contribuito a costruire un'abitudine tra gli spettatori che aspettano con ansia la messa in onda del prossimo episodio e ovviamente l'episodio stesso. Salva il video e dimmi, tu sei caduto nella trappola di questi programmi TV?